Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Il titolo di questa puntata è Pescara-Roma, l'ultimo treno, punto interrogativo, oppure semplicemente lasciando la frase così. Al momento è un interrogativo, però c'è il rischio che non ci siano quei treni veloci che tutti auspichiamo in un futuro su questa linea. Un rischio che qualcuno ha rilanciato negli ultimi tempi perché a onta dei progetti che già sono stati sottoscritti dalle regioni e da Trenitalia c'è uno scenario economico ancora incerto. Ecco, noi su questo vorremmo cercare di fare chiarezza in questa trasmissione, anche perché siamo nelle ore nelle quali viene presentato ora agli interlocutori italiani, ma presto entro i prossimi giorni alla Commissione europea, il piano nazionale di ripresa e di resilienza, il recovery plan dell'Italia, in cui insomma, si decide un po' il futuro della nostra vita, di come questo paese dovrà rinascere proprio attraverso le infrastrutture sostenibili, in particolare nei prossimi anni. Allora, in questi giorni il dibattito è anche colorito di venature purtroppo relative ad un campanilismo che dalle nostre parti non ci facciamo mai mancare. Purtroppo c'è un disfattismo da una parte, purtroppo c'è un entusiasmo dall'altra, insomma, coloriture emotive che forse non aiutano ad inquadrare il problema. Noi il problema lo vogliamo inquadrare stando ai fatti. Stando ai fatti abbiamo invitato ospiti prestigiosi, autorevoli, che ci daranno il loro punto di vista e ci racconteranno quello che è accaduto, ma soprattutto quello che dovrà accadere perché questa infrastruttura decisiva per il nostro futuro abbia vita. Ad animare questo dibattito negli ultimi tempi, con una serie di lettere, con una serie di interventi sugli organi di stampa, sollecitazioni alle autorità regionali, alle autorità parlamentari, è stata l'associazione ARS, in particolare il suo presidente Franco Iezzi, che ho qui in studio. Che area, buongiorno. Noi ci diamo il buongiorno, ovviamente diamo la buonasera invece ai nostri telespettatori perché registriamo in mattinata. Iezzi, che appunto segue da anni questo dossier, che ha preparato anche più interventi nel corso degli anni, organizzato convegni e sollecitato molto in particolare gli esponenti dell'Abruzzo interno affinché si mettessero in prima linea in questa battaglia strategica. Adesso il traguardo sembra vicino, ma non si riesce ancora a concretizzare in termini di finanziamenti e di progetti. Ne parliamo con un autorevolissimo parterre politico e tecnico che si va a comporre nella nostra chat che è attiva grazie ad Andrea Di Fabio. Infatti abbiamo ospite il presidente della Commissione Finanze del Senato della Repubblica, Luciano D'Alfonso, insieme alla collega parlamentare Gabriella Di Girolamo, membro della Commissione Lavori Pubblici, nella parte inferiore del riquadro, nella parte superiore il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e l'esperto di infrastrutture, vicepresidente dell'osservatorio di Confprofessioni, il collega che è anche giornalista, Antonio Ortensi. Quindi avremo un parterre istituzionale e tecnico molto molto autorevole. In quest'ora cercheremo di fare il punto della situazione, ma intanto una piccola cronistoria, due momenti della nascita, insomma, di questa idea progettuale, poi in attesa di evoluzione. Due momenti che sono focalizzati in un convegno cui parteciparono l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gentile e il presidente del Censis De Rita Sulmona, e successivamente la presentazione della pianificazione congiunta tra le regioni Abruzzo e Lazio avvenuta nell'ottobre scorso. Vi proponiamo questo documento iniziale in maniera che focalizziamo anche il tema e focalizziamo anche i passi che sono stati compiuti. Vediamo il servizio che la regia con Andrea Di Fabio ci manda in onda. C'è
ci sono concretissime possibilità, perché noi abbiamo già iscritto nel nostro contratto di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un progetto di velocizzazione e potenziamento della linea Roma-Pescara del valore di oltre 1,5 miliardi. Con le leggi di stabilità 17, 18 e 19 abbiamo finanziato già 350 milioni che sono già disponibili per le prime fasi di realizzazione. Sarebbe appunto un paradosso non investire su questo. Rendere il trasporto su ferro efficiente nella tratta Tirreno-Adriatico e servire tutta la regione Abruzzo con un servizio su rotaia che sia all'altezza dei tempi è un dovere assoluto. La novità è che c'è un interesse reale di Roma a farlo. Finora era stato soltanto un interesse dell'Abruzzo di collegarsi con Roma, questa trasversale est-ovest per stare vicino ai flussi veri. Adesso invece c'è Roma che ha bisogno di consolidare la sua area vasta. Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma è stato presentato questa mattina a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a conclusione del lavoro congiunto tra il MIT, RFI e le regioni Abruzzo e Lazio. I lavori, suddivisi in 3 lotti per un costo complessivo di 6,5 miliardi di euro, consentiranno di dimezzare i tempi di percorrenza con il raddoppio dei binari, agevolando il pendolarismo e anche il trasporto merci su ferro, come spiegato dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e da Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI. E finalmente siamo al punto di svolta definitivo per poter realizzare quello che è stato un sogno per troppo tempo. Abbiamo dato come obiettivo quello di arrivare da Roma a Pescara in meno di 2 ore. Gli ultimi progetti che risalivano al 2008 davano come obiettivo 2 ore e 33 minuti. Noi abbiamo modificato radicalmente questo progetto per ottenere tempi compatibili con la modernità e con la velocità delle nostre esigenze. 50 minuti da Avezzano a Roma, 40 minuti da Sulmona a Pescara con treni che partono ogni mezz'ora. Questi sono i principali obiettivi di percorrenza e di carico, e con l'impegno del Ministero questo discorso vale per il trasporto passeggeri, ma viene esteso anche al trasporto merci per rendere questa linea una linea compatibile e concorrenziale anche per il trasporto merci e per permettere lo sviluppo economico e industriale del territorio e dei nostri porti. L'ultimo stadio del progetto è la galleria che collegherà Sulmona ed Avezzano. I lotti, diciamo, che ho descritto sono 3, in realtà ognuno di questi lotti è suddivisibile in dei sublotti funzionali, cioè che una volta realizzati si utilizzano subito, il che consentirà di avere gli effetti migliorativi in modo progressivo nell'arco del tempo. Più volte nel corso delle conferenze stampa l'ex Premier Conte parlò di Ferrovia Pescara-Roma come priorità nella dotazione infrastrutturale strategica del Paese Italia. Ma da allora cosa è successo? Perché si sono addensate delle nubi su questo progetto? Franco Iezzi, perché avete lanciato questo allarme? Beh, un po' di storia intanto, brevissima. Nei primi dell'anno 2000 l'onorevole Nino Sospiri, sottosegretario dei trasporti presso il governo Berlusconi, fece redigere un progetto alle Ferrovie dello Stato per migliorare il tratto della Pescara-Roma. Noi ci incontriamo con lui, facciamo rilevare che quella ipotesi non avrebbe potuto dare grandi risultati. Lui ci invitò a fare una controproposta. Noi organizziamo un gruppo di lavoro con il professor De Rita, con l'onorevole Zamberletti, con il professor Giordano, e presentavo una nostra proposta nel luglio del 2002 che non fu presa in considerazione. Poi nel settembre scorso, approfittando di particolari collegamenti con amici delle Ferrovie dello Stato, della rete ferroviaria, abbiamo fatto questo convegno a Sulmona dove, come voi avete detto, sono state alcune prese di posizione. Bene, intanto prendiamo atto che dal 2002, dal 2000-2001 fino ad oggi la tratta Pescara-Sulmona, la Pescara-Roma è sempre la stessa, il tempo è lo stesso, sono passati invano 20 anni, non è stato fatto nulla. Si è mosso qualche cosa, diciamo per
Per coincidenza, non vorrei creare problemi su questo punto, il nostro convegno di Sulmona ha smosso un po' le acque. È successo, sono successe una serie di cose, come è stato ricordato. Dopodiché è venuto fuori il problema del cosa mettere nel recovery fund, perché tutti ci hanno rassicurato, è stato tutto un vantarsi, un portare avanti punti di vista che non avevano, in fin dei conti, concretezza. Tutti hanno detto finalmente strada nuova, abbiamo risolto il problema, recovery fund, faremo, ridurremo, via di seguito. E andiamo ai fatti. Nella prima versione del documento che il ministro Franco, ahimè in inglese, ha presentato alla commissione bilancio del Senato, compare la voce Roma-Pescara 620 milioni. Quindi questo ci ha allarmato, come lei ha ricordato abbiamo cercato un po' di scuotere l'ambiente, cosa che, e ci è stato detto, purtroppo è così, perché siccome il Recovery Fund prevede che si possono presentare solo progetti che abbiano reale fattibilità, che possono essere realizzati, badi bene, e fruiti, entro il 2006. C'erano alcuni progetti, cioè hanno preso i cassetti del Ministero, hanno tirato fuori quello che c'era, hanno messo. E qui c'è stata una prima inadempienza, perché quando Maurizio Gentile ci dice c'ho 1,5 miliardi, qua il filmato si ferma qui, ma aggiunge, con il quale intendo fare la Pescara Sulmona e la Vezzano Roma, perché sono tratti più semplici, non ci sono gallerie, non ci sono. Il resto si vedrà. Perché ci vogliono un pozzo di soldi per farare l'Appennino. Stavamo al pre-Covid, quindi ancora non. Quello, là si è fermato tutto. Se si fosse proseguito con la progettazione relativa a queste opere, oggi noi nel Recovery Fund avremmo ben altro di 4. Allora, no, lei ha spiegato benissimo il suo punto di vista, però lo verifichiamo immediatamente, perché sono due parlamentari che queste carte. Devo aggiungere una cosa però importante. Sì. Nella prima versione in inglese, ripeto, c'è questa cosa. Nelle successive versioni, quelle in italiano, ma soprattutto in quella che sarà presentata questa mattina al Consiglio dei Ministri, in queste ore, di cui siamo venuti a conoscenza, tutta la voce non c'è. Io per carità non dubito, perché sarebbe un gioco di prestigio delle quattro carte, delle tre carte, però è un fatto che questa voce non c'è. Bisogna vedere il dettaglio però di questi documenti. Per questo abbiamo due parlamentari che ci chiariranno qual è lo stato delle cose. Senatore D'Alfonso, ascoltato, insomma, facciamo un po' chiarezza su procedure e finanziamenti per quest'opera. Allo stato attuale, poi parleremo di quello che si potrà recuperare in un secondo momento, però sul Recovery Fund. Direttore, io credo che Rete 8 meriti un premio di promozione sociale. Grazie Presidente, però ci dica. Ma lo sa perché? Ci dia le motivazioni di questo riconoscimento. Che ha detto? Lo sa perché merita un premio per la promozione sociale? Perché per il 51% facilita l'ingresso nel merito degli argomenti, per il 49% promuove la socialità. Quindi possiamo si possono socializzare gli argomenti. Si può alzare il volume. Si possono socializzare gli argomenti, volgarizzarli, fare in modo che un po' di tecnè aiuti la socializzazione e la volgarizzazione. I documenti non basta che li produca la tipografia del Senato, del Governo, ma vanno letti coordinatamente. Stamattina, per esempio, ci vorrebbe un difensore civico che aiuti forse il Messaggero Nazionale a rettificare una specie di notizia che fa prevalere il verosimile sbagliato rispetto alla verità. Mi pare che il Messaggero Nazionale abbia titolato che è scomparsa la possibilità infrastrutturale di attraversare, di collegare Tirreno Adriatico dal punto di vista ferroviario. Io spero che sia l'esigenza di qualcuno di dimostrare l'esistenza in vita, di qualche altro di mettere bandierine che anche oggi ha da dire qualcosa. Detto questo, tre punti fermi. Il primo punto fermo, la Pescara-Roma è in procedura con i tempi di redazione di progetti e di scelta del contraente. La Pescara-Roma conoscerà una tempistica di questo tipo subito, e subito parliamo di infrastrutture, non di feste di compleanno. Le feste di compleanno si fanno domani mattina, le infrastrutture hanno bisogno di anni
di passare dalla procedura alla cantieristica alla conclusione. Subito, tra virgolette, nei tempi delle infrastrutture, noi abbiamo due zone elettive, la Pescara Sulmona e la Avezzano Roma, per ragioni di praticabilità, sostenibilità finanziaria e perché bisognerà capire cosa fare nel tratto intermedio. E poi bisognerà organizzare anche la confluenza dei bacini per fare in modo che la domanda di spostamento in Abruzzo prevalentemente diventi una domanda ferroviaria. Io quello che le sto dicendo non corrisponde ad un'esigenza di socializzazione, ma soltanto perché sono stato invitato, partecipo, ritengo che il venerdì mattina, non so quando va in onda questa trasmissione, stasera alle 22. Chi è eletto della Repubblica debba dare luogo al massimo della sua collaborazione. Quindi, per quanto riguarda il come è nata questa gravidanza, Sospiri si fece carico di un contributo nella legge finanziaria di allora per lo studio di prefattibilità. Due iniziative impegnarono l'agenda di Sospiri, questo studio di prefattibilità, se volete vi ricordo anche il numero economico, e poi di innalzare il rango giuridico della direzione marittima di Pescara. Poi ci sono stati lavori che hanno visto come battute di passaggio il 2008, dove ancora si mettevano risorse per elaborare i documenti occorrenti, ma non si parlava di provvista finanziaria né nella competenza né nella cassa. Chi di voi ha fatto vita pubblica, e spero che qualcuno di voi abbia fatto vita pubblica, sa la distinzione tra competenza e cassa. Prima ancora della competenza c'è un'altra consistenza finanziaria che si chiama la programmazione economica. Noi abbiamo avuto nel 2017, ad opera del Piano Nazionale delle Infrastrutture, 1.566 milioni di euro. Rispetto a questa cifra, nella cassa c'erano soltanto 15 milioni di euro per dare ulteriore descrittività progettuale a questo dossier. Poi c'è stata la stagione di Conte e il lavoro che ha fatto, che hanno fatto alcuni parlamentari, anche sedenti nelle commissioni infrastrutture e lavori pubblici di Senato e Camera, che hanno fatto in modo che Conte cogliesse il rango di priorità internazionale di questo progetto. Grosso modo derita sociologicamente, lo ha messo in evidenza quando ha detto che non era più solo una richiesta della Regione Abruzzo, ma era una richiesta del governo del paese che entrava nei dossier europei. Di questo si tratta. Direttore, io la pregherei, parlo al direttore Perantuono, perché credo che ci siano anche altri direttori seduti per varie ragioni sociali in televisione, la pregherei, direttore, di evitare che il verosimile si impossessi di questo dossier, perché quando il verosimile si impossessa di questo dossier a qualcuno dà esistenza in vita, ad altri però crea problemi, poiché magari qualche altra regione pensa che ci sia spazio per spostare l'asse di caduta di questa infrastruttura. Noi abbiamo corso il rischio, attraverso delle balbuzie espressive di alcune figure abruzzesi, che le Marche davvero si candidassero per cercare di darci fastidio. Il fastidio non sarebbe la negazione dell'opera, ma lo spostamento in avanti in un tempo indeterminato. E noi abbiamo già patito questo. La balbuzia delle espressioni che ha spostato in avanti poi le opere che noi meritavamo che venissero realizzate. Grazie, c'è Presidente. Una partita riguardante per esempio la sicurezza ferroviaria nella dorsale adriatica che ha conosciuto questa sì purtroppo degli spostamenti in avanti per il troppo ciurlare nel manico di alcuni. Serve una posizione compatta da parte dell'Abruzzo, anche in Parlamento, senatrice Di Girolamo, chiedo anche a lei una ricostruzione sullo stato dell'arte, cioè su quello che c'è realmente nel recovery plan, di ciò che è immediatamente finanziabile e degli strumenti aggiuntivi entro cui quest'opera, se davvero strategica per il governo Conte e per il governo Draghi, potrà contare. Sì, guardi, molto semplicemente vorrei ripercorrere, diciamo, la storia che è stata raccontata e fare alcune specifiche. A quel congresso del presidente dell'ARS, Iezzi, ero presente in quanto invitata e molto interessata al tema. Lo seguo come commissaria appunto della Commissione Lavori Pubblici Infrastrutture. In quella sede, e mi sembra di averlo riascoltato proprio nel video che è stato rimandato in onda, le parole dell'ingegner Gentile furono che il 1,5 miliardi
era stato appostato come progettualità all'interno del contratto di programma. Ma se andiamo a vedere le carte, quel 1,5 miliardi è appostato per l'annualità dal 2021 al 2026, quindi chiaro che non fosse finanziato. È chiaro che fosse, almeno nelle progettualità di RFI, investire, ma non immediatamente finanziato. Dunque le progettualità dovevano andare avanti, vero che ci fossero delle progettualità molto antiche lasciate, dimenticate nel cassetto, ma voglio dire che comunque l'attenzione politica che è stata data a quest'opera ha fatto sì che questa venisse rivista ed inserita ad esempio nel piano, nell'allegato al DEF del piano Italia Veloce, quindi riconosciuta come strategica per la nazione. Ora è anche in vigore il dibattito per il riconoscimento di questa trasversale all'interno delle reti TNT, quindi ancora di più si dà forza a quello che vi ho appena detto. Dopo c'è stato c'è stata la convocazione di questo tavolo, il tavolo di lavoro promosso dal Ministero dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuale MIMS, al quale erano stati chiamati chiaramente tecnici di RFI e presidenti di regione per sostanzialmente definire una richiesta di riduzione dei tempi e una dei tempi di percorrenza di questa tratta è una priorità per gli interventi. Lo stato di avanzamento delle progettazioni e la catalogazione in termini di semplicità per poter andare a velocizzare il processo ha dato chiaramente la priorità alla parte che riguarda sostanzialmente la tratta da Avezzano a Roma e quella da Sulmona a Pescara, lasciando un buco temporaneo utile per la revisione del progetto datato 2008 che riguarda il raddoppio della Celano-Bugnara, che appunto fa parte della parte centrale della tratta. Ricordo parte più difficile in quanto è quella che attraversa gli Appennini, che attraversa tutta la nostra catena montuosa, quindi è chiaro che un progetto datato debba essere rivisto. Ad oggi mi risulta che questo progetto è sotto revisione in quanto ad aumentare la velocità del treno da 150 a 200 km orari. Quindi insomma parliamo sempre di velocizzazione. Dopodiché che cosa è accaduto? I presidenti delle regioni hanno fatto le loro richieste, RFI ha dato delle risposte con queste progettualità. Poi c'è stato il piano nazionale di ripresa e resilienza con l'interessamento dell'ex presidente Conte. Dopodiché ci sono state altre cose ancora, c'è stata l'individuazione dell'opera come opera da commissariare, è stato individuato un commissario, è stato nominato un commissario che non terminerà il proprio lavoro al termine del 2026, ma che rimarrà commissario finché l'opera non verrà realizzata. Sì. Quindi è giusto avere un dibattito sollevato da perplessità, immagino per questioni non poco chiare, come lo stesso ieri si è affermato. Inizialmente la sua perplessità era legata alla mancata conoscenza del limite temporale a cui fosse sottoposto il PNRR per quel che riguarda la finanziabilità dei progetti legati appunto alla realizzazione dei progetti, quindi alla posa in esecuzione dei progetti entro il 2026. Rientrato questo problema, ora cerchiamo di visualizzare qual è l'altro problema che crea perplessità e cerchiamo di risolvere i problemi se ce ne sono e di andare avanti. Bene, grazie senatrice. Io vorrei porre la questione anche adesso un po' più internamente al discorso dell'Abruzzo, in particolare alla provincia dell'Aquila con il presidente e poi sentire anche Ortensi subito dopo la pubblicità e i loro interventi. Allora, siamo tornati in studio. Questo tema in qualche modo si è anche arricchito di un versante tra virgolette interno, perché insomma nel momento in cui si è parlato della Pescara-Roma si è tornato a parlare anche del passante ferroviario tra l'Aquila e Roma. Insomma, anche qui ci sono
progetti che sono stati messi in campo nel corso degli anni. Insomma, c'è anche la possibilità che insomma, si vada anche ad un approfondimento su questa nuova linea, su questo nuovo versante infrastrutturale. Ma io voglio chiedere al presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, con la certezza di avere da lui, come al solito, una risposta franca, ma è stata una sorta di contromossa, è stata questa nuova apertura del fronte L'Aquila-Roma, è stata una specie di contromossa, è stata una reazione alle notizie che arrivavano sull'altro versante? Ecco, lei un po' all'interno di questo territorio come vive questo dibattito che si è improvvisamente riaperto, Presidente? Sì, vabbè, buongiorno a tutti, saluto gli intervenuti e i telespettatori. Direttore, ovviamente mi aggiungo al grazie già rivolto dagli altri interlocutori, perché ovviamente è un tema importante, un tema che ovviamente deve determinare quella franchezza e quel chiarimento anche di ordine geopolitico di un intervento importante, atteso, insomma, che oramai ha una storia già quantomeno di 20 anni, circa l'embrione tracciato già dai nostri predecessori sostanzialmente. Intanto quella che è stata la reazione dell'ambiente aquilano è un po' arrivata dappertutto, ma è una reazione un po' scontata, una reazione più che prevedibile, che però poi ha recuperato quella serenità che quantomeno è inevitabile rispetto a una logicità di un intervento, di un'infrastruttura che passa su una gola naturale, e sostanzialmente intercetta quella che è poi anche una logica di flusso, perché altrimenti davvero parleremo del nulla. Io però vorrei un po' richiamare l'attenzione su un concetto fondamentale, che è quello che potrebbe interessare, potrebbe essere più logico dire da una posizione di rappresentante di un ente intermedio, un ente che raccoglie metà regione. Ricordando a tutti che il recovery plan sostanzialmente si sintetizza su un punto centrale, se la sostenibilità, che è ovviamente un tema di cui la Regione Abruzzo deve far tesoro, ma deve anche candidarsi ad essere la regione sostenibile per eccellenza. Ricordo ancora che a fianco a questi temi delle infrastrutture ferroviarie gravano anche altre ambizioni, che sono quelle degli accessi alle zone protette. Quindi io credo che fondamentalmente questa debba essere l'occasione, ma davvero l'occasione, per infrastrutturare la nostra regione dal punto di vista ferroviario in maniera ineccepibile e determinare anche quell'accessibilità di quei luoghi che altrimenti saranno sempre marginalizzati e probabilmente non troveranno soluzione, ma si troveranno con quella amarezza che è tipica del rigetto di interventi invasivi, interventi che ovviamente vanno a determinare un contrasto inaccettabile dal punto di vista ambientale. Allora dico questo sostanzialmente: è chiaro che l'Aquila non si pone in antitesi, ma l'Aquila sostanzialmente propina un intervento che sostanzialmente dovrebbe seguire un altro tragitto, che in qualche modo va ad affiancarsi a quello di cui parliamo. Penso che questo sia un tema sul quale occorre riaprire un dibattito, perché io penso molto sinceramente che forse è l'occasione per determinare un asse perpendicolare, quindi una dorsale appenninica che congiunge su un punto centrale che il Padre Eterno ha voluto, che è la Valle Peligna, che senz'altro è quello che logicamente dovrebbe collegare tutti e armonizzare quella che è un'esigenza di collegamento adeguata e veloce rispetto a quelle che sono poi le esigenze di ammodernamento e di tratti ferroviari, che scontano ovviamente una arretratezza e una assoluta inutilizzabilità, se non per tratte turistiche che, insomma, viva Dio, ancora hanno la forza di andare avanti. Detto questo, sul versante aquilano è quello che soffre la maggiore fibrillazione rispetto a questa tematica. Io penso che un ragionamento più concreto, ma soprattutto che riporti
anche la città capoluogo di provincia e di regione ha un'appartenenza a questo progetto e non sia marginalizzata. Io penso che questa sia nella logica delle cose, ma anche nel rispetto, nella dignità del nostro capoluogo, che deve sentirsi parte attiva di questo processo di trasformazione e non debba poi invece soffrire né l'isolamento né tantomeno l'avversione rispetto a un tema che deve interessargli, ma deve interessargli in una logica infrastrutturale che non può essere quella alternativa, ma deve essere confluente rispetto a questo progetto. Perché, come ricordava il senatore D'Alfonso, questa tratta ha proprio bisogno di utenza, quella utenza che è oggi già insita nel corridoio individuato, che sostanzialmente raccoglie la maggior parte e la maggioranza della popolazione abruzzese, quindi quella che è l'utenza interna. Poi ovviamente, quando parliamo di utenza che va al di fuori dei confini regionali, intercetta le tratte principali, il ragionamento si compone diversamente. Però fondamentalmente è questo, io lo riassumo in questo concetto: se noi in qualche modo abbiamo tracciato, lanciato e caratterizzato la nostra regione come la regione verde d'Europa, il mezzo più compatibile, il sistema di trasporto più compatibile, o quantomeno che attenui quella che è ovviamente il contrasto, è senz'altro il sistema ferroviario, soprattutto nell'ottica dell'elettrificazione. Tutto quello che questo sistema, a differenza degli altri, è capace di mettere in campo in maniera adeguata e in maniera efficiente. E aggiungo, per cui secondo me è proprio insita nel principio delle opere pubbliche, nelle reti, la rete c'ha un vantaggio: si parte da un condotto principale e poi si dirama un po' su tutto quello che è l'area da coprire. Quindi in quest'ottica qua io mi auguro che questa tratta sarà capace, ma non potrà essere diversamente, di determinare quello sviluppo di arterie, di collegamento di tutte le aree interne. Per esempio, insisto sempre su un concetto: noi abbiamo la Valle del Sagittario, la zona del Parco Nazionale, che sono zone che soffrono e continuano a rappresentare le loro difficoltà di collegamento. Io penso che questa sia l'occasione anche per affrontare questo tema e rimuovere quelle criticità che sono davvero, ma davvero insostenibili. Noi purtroppo, e ricordiamo ancora, che le zone interne si spopolano, hanno quelle difficoltà di sopravvivenza, cioè di rendere compatibile la vita di oggi in luoghi mal collegati e comunque con quelle difficoltà di accesso, che questo sistema credo che debba in qualche modo porsi l'obiettivo di cominciare a risolvere un'aspettativa che io non credo si possa deludere, e tutto sommato è anche quello che la Regione Abruzzo dovrà fare per i principi più nobili che ho ricordato all'inizio del mio intervento. Grazie Presidente. Allora, io volevo coinvolgere Antonio Ortensi, chiedo scusa per averlo fatto aspettare fino a questo punto, esperto di infrastrutture, vicepresidente dell'Osservatorio di Confprofessioni. Scrive sul Sole 24 Ore, giornalista molto stimato e esperto appunto di questi temi. Ecco, io ho intitolato questa trasmissione L'ultimo treno. Il problema è che questo ultimo treno che si sta avviando, per fortuna, con i finanziamenti del Recovery Plan, è un treno su cui tutti gli abruzzesi devono salire, perché se si va divisi, già come diceva il Presidente D'Alfonso, appunto il monito era quello, vale a dire, se andiamo in ordine sparso qui dobbiamo stare svegli, perché ci sono altre regioni che faranno concorrenza. Insomma, bisogna salire insieme e evitare che si vada in ordine sparso, e soprattutto che alcuni progetti rischino anche involontariamente di pregiudicarne altri. Questo è uno scenario al quale ci troviamo di fronte. Antonio, ti do del tu perché sei un collega giornalista. Sì, allora, grazie direttore, una piccola precisazione: Confassociazioni, non Confprofessioni. Gli amici di Confprofessioni sicuramente sì, non se ne daranno male, però insomma è Confassociazioni. Allora, io ho ascoltato con molto interesse gli interventi, tutti molto interessanti. Per rispondere direttamente alla tua domanda, adesso sul piatto insomma ci sono molti argomenti, però per rispondere direttamente alla tua domanda, direttore,
dobbiamo fare, come viene chiamato in gergo, uno zoom out. E dobbiamo partire da alcune considerazioni che sono importanti. Qualche anno fa in Italia è nata la moda di parlare di smart cities. Con l'andare del tempo ci si è sempre di più accorti che in Italia parlare di smart cities è probabile che lo si possa fare per 3 o 4 centri di grande urbanizzazione. Quindi parliamo di Roma, parliamo di Milano e forse qualche altra città. Noi, per parlare di smart, dobbiamo iniziare a parlare di smart valley. E io ritengo personalmente che l'Abruzzo sia uno degli esempi migliori e dove questo sia più attuabile, soprattutto con il PNRR e con il PRNN, quindi con il nuovo piano. Perché? Perché dobbiamo mettere a sistema, quindi con 4 nodi principali, nessuno escluso, Teramo, L'Aquila, Chieti, Pescara, tutti i collegamenti. Certo è che però ci dobbiamo anche aprire, guardando dall'alto, quindi dobbiamo vedere una situazione del genere, dobbiamo mirare ad una situazione del genere, dobbiamo anche aprirci, perché non possiamo fare a meno della parte portuale, e quindi sto parlando della Via della Seta e del commercio. L'asse Adriatico-Tirreno deve essere realizzato. Quindi Pescara-Roma, molto bene. È possibile, sono d'accordo con il presidente Caruso, non lasciare fuori L'Aquila, collegandola magari con un collegamento veloce con Sulmona, quindi intercettare. È possibile farlo anche per Teramo? Guardate qui, per non suscitare questioni campanilistiche, visto che io dormo qui e sono nato qui, mi domando, chiudo questa affermazione con una domanda: come sia possibile ancora che per collegare Teramo con Pescara ci vogliano dall'ora e 10 ai 55 minuti, quando sarebbe possibile farlo con una mezz'ora, per esempio? Ecco, questo è un sistema, e noi come regione dobbiamo guardare a questo sistema qui, per evitare quelle voci e quel vociare di basso cabotaggio tra di noi abruzzesi, che insorge per chissà quale interesse. Anche perché poi fuori diamo un'impressione sbagliata di una regione che non è, e non mettiamo in luce determinate questioni. Volevo fare un accenno alla progettualità, perché giustamente è corretto, ed è corretto anche quando faccio formazione, io lo faccio, si è ripercorsa la storia, no, della Pescara-Roma. Ed è una cosa importante, no? Non possiamo sapere, capire bene dove dobbiamo andare, perché dobbiamo andare in avanti, se non sappiamo però da dove veniamo. È in atto un processo di innovazione sostanziale nelle metodologie di costruzione. Oggi c'era anche una bella intervista del CEO di WeBuild che parlava di questo, e noi di Confassociazioni, attraverso l'osservatorio con il presidente Cianciotta, siamo stati uniti anche dall'ottava commissione lavori del Senato, e ci siamo espressi in tal senso, cioè verso l'innovazione. Perché parlo di innovazione? Perché si è parlato di sostenibilità. L'altro giorno c'era anche un'intervista, credo ieri, un'intervista della D di Ferrovie, che andava in tal senso. Abbiamo cambiato i modelli di costruzione, che sono diventati sempre più sostenibili, e questa è una cosa importante da sposare con la vecchia progettualità, perché ci fa capire quanto tecnologicamente e a livello di processo, ingegneristicamente e a livello di processo, siamo andati avanti. Però a livello di processo vorrei aprire anche un discorso sui commissari straordinari, che non sono altro che project program manager. Siamo dovuti inventare i commissari straordinari, e qualche tempo fa abbiamo messo da parte una determina ANAC che diceva che il RUP doveva acquisire queste competenze, però adesso non voglio fare confusione. Questo rientra nell'argomento di adesso, certo. Perché
Si dà molto spazio, se vediamo le schede di presentazione che arriveranno in Parlamento, si dà molto spazio all'idrogeno. Ci sono nuovi treni ad idrogeno che possono evitare, a parte i modelli di costruzione che rispettano il ciclo intero di vita dei materiali, ma ci sono i nuovi treni ad idrogeno. Addirittura bisogna fare attenzione perché ci sono anche i bus ad idrogeno. Una nota società internazionale di bus ne ha comprati già 30, che fanno 500 chilometri, no? Con l'idrogeno, quindi a emissioni pari quasi a zero. Allora dobbiamo fare uno zoom out per guardare tutta la nostra regione, che adesso, senza citare un libro di un famoso filosofo, è veramente nata sotto il segno del verde e del blu, quindi nella tecnologia, nella digitalizzazione e nel verde. Io faccio parte anche di una task force messa su dalla provincia di Teramo, dal presidente di Bonaventura, dove abbiamo ascoltato tutti i sindaci che hanno presentato dei progetti e che adesso sono messi a sistema. E uno, una volta in una conference call dove c'erano moltissimi sindaci, quando ho detto una cosa del genere, un sindaco mi ha contrappuntato in maniera splendida, mi ha detto: Ortensi, noi siamo nati green, è solo che ce lo dobbiamo ricordare, lo dobbiamo valorizzare. Oggi la tecnologia è cambiata e sta cambiando. Concludo, questi poco più di 6 miliardi circa, da quello che si dice, perché poi insomma quando poi vengono messi a terra i tempi, gioco forza, si dilatano fino a quando non si ha un esecutivo reale, durerà 6 miliardi e passa, durerà poco più di 7 anni, ma si può arrivare a 10. Oggi, senza fare troppo i futuristi, perché poi dobbiamo rimanere attaccati sul pezzo, perché adesso quei soldi ci servono anche qui in Abruzzo e servono anche all'Italia, ripeto, per collegare il Tirreno Adriatico, servono adesso, ma magari tra 10 anni stiamo parlando di hyperloop, quindi di collegamenti non molto lunghi, e quindi ci sono degli studi che anche qui in Italia, a Bologna immagino, ci sono delle società che sono nate e che stanno facendo questo tipo di studio. Allora, una vista dall'alto è anche molto lunga, e poi tornare sui territori ed ascoltarli, certo, come per esempio abbiamo fatto con il presidente Caruso in questo. Grazie, anno. Grazie Antonio Ortensi, la tua descrizione è quasi da standing ovation, perché veramente hai fatto un quadro di quello che dovrà essere l'Abruzzo dal punto di vista delle infrastrutture. Ho visto anche tanti consensi da chi ti ascoltava. Torniamo sulla situazione specifica della Pescara Roma con Franco Iezzi, poi ci fermeremo per l'ultima pausa e sentiremo ancora gli altri interlocutori per fare un punto, però fare anche un punto sulla situazione, perché adesso c'è anche da parte del ministro Giovannini la nomina di commissari per portare avanti questi progetti. Quindi i commissari non potranno muoversi se non con una dotazione economica, quindi dovrebbe essere questo un passo da compiere anche a livello di tempi e di procedure, con una marcia diversa rispetto a quella di cui abbiamo parlato di questi anni, in cui la situazione si è più impantanata. Quindi lasciamoci anche con una prospettiva un po' più di speranza, anche alla luce di quello che diceva Ortensi, insomma, anche sulla certezza delle fonti di finanziamento e sulle tecnologie che ci aiuteranno magari a fare prima quello che in passato si realizzava con tanti anni, con tanti lavoratori in più, con tanti cantieri in più. Beh, allora, ripartendo da quelle cose che ho detto, avevamo 1,5 miliardi. Forse ne avremo 620 milioni, forse, invito a controllare bene perché questo rischio c'è. Noi abbiamo un progetto di prefattibilità che è poco di più che un pennarello sulla carta e una serie di costi stimati a spanne. Bene, bisognerà fare il progetto di fattibilità, il progetto preliminare, il progetto eseguito, tutta una serie di procedure. Io mi sono informato e prego i miei interlocutori, soprattutto quelli che hanno più possibilità, di fare la stessa domanda che ho fatto io a chi dà risposte precise.
quanti anni ci vorranno per poter realizzare il progetto che nel progetto di prefattibilità è stato adombrato, poi bisognerà fare mille varianti con le gallerie e tutto il resto. Mi è stato risposto da fonte che normalmente è attendibile, ci vogliono dai 15 ai 20 anni. Ha ragione Ortensi. E noi fra 15-20 anni ci troviamo un'opera superata tecnologicamente e staremo ancora nelle condizioni in cui stiamo adesso. Il tutto, badate bene, per guadagnare un'ora e qualcosa da Pescara? Beh, francamente, quasi 20 anni, questi soldi per avere un prodotto vecchio. Cosa fare? Noi ci stiamo muovendo ancora con il Censis. Facciamo due cose. La prima è fare proposte nuove che usino nuove tecnologie. Grazie ancora a Ortensi che l'ha detto, un tecnico che non conoscevo, lo contatterò perché ho visto che è molto aggiornato. Hyperloop sta facendo grandi cose in Italia. Hyperloop sta progettando il treno Torino-Milano ed altre cose. Ora, bisogna cambiare tecnologia, bisogna cambiare metodo. Noi presenteremo un lavoro in questo senso, ci lavoreremo nei prossimi mesi, abbiamo già i contatti necessari e provvederemo non solo a dare nuove soluzioni tecniche, ma soprattutto a fare un'opera di alta sensibilizzazione dell'area romana, perché è quella che conta. Questa cosa ce la stiamo giocando noi, litigando in maniera provinciale, voglio dire, e il nostro interlocutore però non ci crede. De Rita ci dice: guardate che prima Roma non ci credeva, adesso ci deve credere, perché deve pensare al concetto di area vasta. Dice: Roma non va lontano se continua a credere di risolvere i suoi problemi come capitale della religiosità o come capitale di questo paese. Roma deve diventare un'area vasta, certo. Capitale di un'area vasta. Allora su Roma, e noi stiamo mettendo insieme gli abruzzesi illustri che abbiamo a Roma perché ci aiutino in questa opera di sensibilizzazione del potere romano. Grazie Iezzi, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi sentiremo ancora i nostri ospiti in collegamento. Linea alla regia, tra poco. Rieccoci in collegamento anche con i nostri ospiti, stiamo parlando della Pescara-Roma, dell'asse ferroviario. Ne parliamo con il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, perché abbiamo fatto un riferimento proprio negli interventi precedenti anche alla iniziativa del ministro Giovannini di commissariare, di nominare dei commissari per la realizzazione dei cantieri più importanti che cambieranno il volto infrastrutturale dell'Italia. Tra questi anche l'asse ferroviario Pescara-Roma, quindi quando c'è un commissario c'è la garanzia che intanto ci sono i fondi, che intanto c'è la possibilità in particolare di avere tempi di realizzazione e procedure diversi rispetto a quelli abituali. È così? Quale scenario si apre, D'Alfonso? Direttore, confermando che sta svolgendo una funzione sociale meritoria, voglio riprendere la sua domanda, ma non solo. Allora, per quanto riguarda ciò che sono le risorse in giacenza, la scelta del contraente, l'attività di produzione di cantiere, la conclusione di cantiere, la messa in esercizio dell'opera, per quanto riguarda ciò che è in giacenza come cifra economica, io ritengo che saremo perfettamente nei tempi dei 60-72 mesi del PNRR. 60-72 mesi. Dopodiché ma per tutta l'opera? Per tutta l'opera? Per l'opera riferita ai soldi in giacenza. I soldi in giacenza sono stati quelli precisati e scritturati nella corrispondenza dei vertici di RFI con il Ministero e ruotano attorno a 1.556 milioni di euro. Ci sono, quindi. Di questo io parlo. Poi ci saranno ulteriori risorse in itinere, come sempre accade quando si mettono in produzione i cantieri. Se lei mi ascolta per un attimo, sì, con la compiutezza che a volte fa guadagnare, penso che tutto sarà molto chiaro. Qual è il valore del commissario? Il commissario di solito è o commissario ad acta o commissario realizzatore di fonte governativa. Solitamente il commissario dispone tra le sue risorse anche di una risorsa che è odiata in Italia, sempre per il vociare che fanno quelli che sanno e quelli che non sanno, e sono le risorse normative, le risorse di semplificazione, le risorse di accelerazione dei tempi, di sintesi per quanto riguarda i pareri da conseguire. Perché in Italia le grandi opere si fanno
se sono necessarie, se hanno consenso, se ci sono i progetti e ci sono le risorse. Per quanto riguarda il consenso, è fondamentale che ci sia una specie di gravidanza collettiva dove i livelli istituzionali non si facciano intonire da quelle che sono le chiacchiere di mercato che si mettono in cammino, tipo quella di stamattina di quel giornale, per esempio, o anche le chiacchiere che si mettono in cammino quando magari si è già stabilita la categoria della priorità. Noi dobbiamo trovarci, anche attraverso questa trasmissione, magari la prossima facendola anche mirata, per fare sì che si colga che in Abruzzo la priorità numero uno è la Pescara-Roma sul piano ferroviario. Come facemmo sul piano stradale, che la priorità numero uno era la Fondo Vallesandro da completare, e non ci furono balbuzie. L'altra priorità che riguarda l'Abruzzo è la sicurezza, la velocizzazione da innalzare sul piano ferroviario della Pescara-Bari e della Pescara-Bologna. Lì 350 milioni di euro sono stati messi in attività di cantiere, ma non bastano, perché noi dobbiamo, senza sbagliare dicitura, cogliere la differenza tra l'alta capacità ferroviaria e l'alta velocità. La differenza è sulla quantità di velocità e sulla quantità di velocità nell'offerta commerciale. Poi abbiamo la priorità che aiuti il capoluogo di regione nell'avere un trasporto sicuro all'indirizzo di quella miniera di relazioni che è Roma. Noi non è che facciamo le operazioni ferroviarie perché siamo affascinati dalle ferrovie del Far West. Allora, ai tempi del Far West, il ferro era la modernità. Poi nel Novecento la modernità è stata la gomma, la macchina, e adesso nel XXI secolo, diciamo, continua ad essere una scelta, per fortuna, di priorità, riprende ad essere il ferro, cioè la ferroviarizzazione. Perché la ferroviarizzazione vale? Perché dà sicurezza nei trasporti, perché non inquina, perché consente il recupero del tempo, della vita e del lavoro. Se io sono sulla ferrovia per spostarmi, posso continuare a studiare, a lavorare, cosa che non accade se uno si sposta egoisticamente in macchina. Per quanto riguarda le priorità abruzzesi, un'altra priorità, per esempio, è quella della Atessa Castel di Sangro sul piano ferroviario, e il CIPE deliberò una cifra significativa per concludere quei lavori. Certo, certo, per fare i lavori ferroviari servono progetti esecutivi, però lo voglio dire esclusivamente all'esperto dell'associazione che ha parlato, solo a lui lo voglio dire perché mi sembra che abbia parlato con idoneità di interlocuzione. Beh, se parla se parla della Tessa Castel di Sangro, la può dire anche a Caruso, però, questa cosa. Sì, ma Caruso ha un conflitto di interessi da questo punto di vista, e lo dico con un sorriso non pronunciato. Lo dico al rappresentante di quell'associazione, perché mi sembra che, da come ha ragionato, abbia appartenenza tematica. Per quanto riguarda i tempi di redazione di un progetto ferroviario, noi non stiamo parlando dei progetti riguardanti le opere che si mettono a terra in agro. Sono progettazioni dedicate che si fanno ad opera di società dedicate, che si fanno con procedure dedicate, e siccome presiede un'associazione che mette insieme soggetti che operano in questo campo, sa che anche la scelta del contraente nel mondo di RFI è una scelta del contraente facilitata nei tempi e nelle modalità. Volete che dica di più? Se per fare un'opera stradale, per la scelta del contraente, ci vogliono 30 mesi, se va tutto bene, per quanto riguarda un'opera ferroviaria, sia nella parte progettuale, quando lavori o non lavori ai Italferr, o per la parte esecutiva, quando lavora la scelta del contraente, quello del libero mercato privato, i tempi sono ravvicinatissimi, poiché sono poche le imprese che possono partecipare in ragione della selettività di quegli elenchi. La qualcosa mi va assolutamente bene, tant'è che anche nel PNRR si fa una scelta su questo piano di restringere coloro i quali vengono individuati nella platea di coloro i quali faranno le offerte. Tutto questo che cosa mi fa dire aggiuntivamente? Ci sono tutte le condizioni per vedere questa infrastruttura che diventi un cantiere a stretto giro di posta, sapendo che parliamo di infrastrutture e non di feste di compleanno. Ma dobbiamo evitare la pluralità delle voci divergenti che vengono messe in campo ad arte da coloro i quali vogliono segnare una esistenza. Questa partita è favorevolmente segnata, la può sfasciare soltanto
se alcuni livelli istituzionali si fanno penetrare dal bocciare e accade quella cosa che è accaduta con le Marche, che hanno rimesso in subbuglio l'ipotesi di questa priorità. Certo, ecco perché è importante parlarne con senso di responsabilità. Grazie Presidente, la invitiamo, anche se è possibile, a restare collegato con noi per ascoltare gli interventi. Quello della senatrice Di Girolamo vorrei che ripartisse proprio dal punto che lei ha lasciato come tema di riflessione per tutti, quello di dover fare massa critica in questo momento come sistema Abruzzo, una volta tanto, superando steccati e barriere, per portare insieme questa partita a compimento, per portare il risultato, per fare gol, per vincerla nei tempi e nelle procedure che sono quelle dovranno sicuramente essere contenute, e su questo bisognerà vigilare, dovrete farlo voi parlamentari abruzzesi per primo, proprio nel piano e negli altri strumenti, con procedure e con tempi decisamente diversi rispetto a quelli del passato, senatrice. Sì, di fatto poi è quello che abbiamo, comunque l'attività che abbiamo iniziato a fare sin dall'inizio al 2018, almeno parlo per me personalmente, sento una voce in sottofondo. Io volevo ringraziare in particolare il dottor Ortensi perché ha introdotto il tema dell'idrogeno, tema diciamo quasi uno dei temi perno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e volevo a questo punto ricordare che la trazione idrogeno è stata attenzionata sin dal governo Conte 2, quando a quel tempo venne insediato un tavolo ministeriale presso il Ministero dello Sviluppo Economico per appunto cercare di capire se questo tipo di sperimentazione potesse essere utilizzata su alcune tratte. Forse è sfuggito, ma questo tavolo di coordinamento, che poi ha terminato il proprio lavoro presso l'attuale Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, quindi a guida del ministro Giovannini, ha sostanzialmente definito un elenco di opere che potenzialmente possono rientrare nella trasformazione della trazione delle locomotive tramite appunto questa tecnologia idrogeno, e tra queste rientra proprio, per quel che riguarda Lazio Abruzzo, la tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona. Ok, ho avuto, sì, credo di avere di nuovo dei problemi di connessione. Speriamo. Adesso che la sentiamo e la vediamo bene. Inoltre volevo ringraziare e salutare. Ok, inoltre volevo ringraziare e salutare il presidente Caruso, perché ha introdotto il tema fondamentale perno, altro tema perno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è la sostenibilità. In questo senso volevo aggiungere un'informazione nuova che è giunta appunto nelle fasi di audizione del ministro Giovannini, diverse fasi di audizione del ministro Giovannini, mentre si lavorava sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È chiaro che alcune località, soprattutto delle aree interne, quindi ora facciamo riferimento all'area abruzzese, ma il ministro parlava chiaramente di tutte le aree interne d'Italia, hanno diciamo una difficoltà affinché possano essere collegate a queste infrastrutture sostenibili quali quelle sul ferro, ovvero la difficoltà di non venire attraversate da una tratta ferroviaria. Quindi la comunicazione del Ministro è stata quella di aver chiesto alla Commissione europea la possibilità di poter valutare il finanziamento di opere stradali provinciali in virtù proprio di questa necessità, rendere necessaria la connessione e l'interconnessione anche per coloro, per quei cittadini e per quei territori che situati nelle aree interne non vedono passare la ferrovia nei pressi dei loro territori. Quindi questa può essere una notizia in più, della quale però attendiamo ancora una risposta dalla Commissione europea. Settimana prossima è noto che il presidente Draghi verrà a riferire nelle aule parlamentari per quel che riguarda la comunicazione, l'invio delle schede a Bruxelles, alla Commissione europea, del piano definito di ripresa e resilienza.
E mi auguro che già nella settimana prossima potremo avere contezza sull'esito di questa nuova richiesta fatta dal ministro Giovannini. Che altro volevo dire? Nulla, per quanto riguarda l'unione e la coesione. L'unione e la coesione in questo caso riguarda anche i fondi che andremo a utilizzare, oltre a quelli previsti dal Recovery Fund. Nel PNRR sono individuati ulteriori fondi europei, quali quelli del programma REACT-EU, ci sono i fondi di sviluppo e coesione e ci sono i fondi dello Stato che annualmente vengono individuati. In più, ricordo che ieri in Senato e se non erro anche alla Camera, scusate, non riusciamo ad essere presenti in entrambe, su entrambi i lavori delle aule parlamentari, quindi comunque riferiamo che al Senato ieri è stato votato uno spostamento di ulteriori 40 miliardi, parte dei quali verranno utilizzati nuovamente per gli investimenti. Per quanto riguarda per gli investimenti in infrastruttura, per quel che riguarda il dibattito che mi ha preceduto il mio intervento su nuovi commissari, su nuove tratte, nuove infrastrutture da individuare, quel che io so è che sono state interessate le strutture di ANAS ed RFI per l'individuazione di nuovi interventi su cui appunto andare ad inserire un nuovo commissario per lo snellimento delle procedure. Non solo, RFI prevede. Scusate, non RFI prevede, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dato la possibilità ad RFI di chiedere delle semplificazioni nella fase di iter di approvazione, di attuazione del contratto di programma che annualmente viene visto tra RFI appunto e il Ministero di riferimento. Un'altra cosa che volevo aggiungere e vado a chiudere per quel che riguarda tutto il dibattito scaturito dalla parte aquilana, io comprendo pienamente, dalla parte dell'Aquila diciamo, non aquilana, comprendo pienamente le difficoltà del territorio, comprendo pienamente la voglia di poter essere inseriti in questo discorso di velocizzazione, però ricordo che sull'Aquila sono già previste opere di velocizzazione attraverso le elettrificazione della tratta L'Aquila Sulmona, quindi per il collegamento e l'avvicinamento in termini di tempo e di viaggio con la costa, nonché sempre sul contratto di programma è prevista un'opera che in parte ha già ricevuto l'approvazione da parte del CIPE con una programmazione definitiva, che è quella della Passo Corese Rieti. La parte su cui ha lavorato il CIPE è quella che riguarda la prima fase, ovvero la Passo Corese Osteria Nuova, dove si prevede anche la creazione di una nuova stazione. Io credo che siano proprio questi, diciamo, i tragitti paralleli da percorrere, quindi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contratto di programma RFI, dove le commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi, e comunico che l'interessamento sulla Passo Corese Rieti c'è stato anche nell'ultima fase di revisione del contratto di programma. La commissione al Senato si è espressa con una particolare attenzione per la velocizzazione e la realizzazione, quindi il finanziamento di quest'opera per effettuare la sua realizzazione, perché ogni territorio va ascoltato. E chiudo qui, grazie. Grazie, grazie senatrice. Ovviamente ci sta dando tutte informazioni importanti, che insomma è bene che vengano rilanciate sul territorio. Vorrei commentare anche con il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, brevemente se possibile, anche un po' il tema generale che abbiamo affrontato in questo secondo giro di interventi, vale a dire il tema principale, più che le risorse, rimane, voi amministratori lo sapete benissimo, quello delle procedure. Ecco, l'idea dei commissari, che nel recovery plan e anche nelle intenzioni del ministro Giovannini è la chiave di volta per sbloccare appalti e progetti che sono fermi per ragioni normative e burocratiche, è un po' un tema che si può ripercorrere anche a livello, e andrebbe riutilizzato anche a livello
degli enti locali, degli enti intermedi come le province, insomma, è chiaro che c'è questa necessità avvertita da parte di tutti, proprio adesso che le tecnologie, come diceva Ortensi, lo consentono di rendere la distanza tra la progettazione e la realizzazione sempre meno ampia, così come è avvenuto in questi decenni, Presidente. Sì, molto rapidamente. Io faccio un esempio calzante per quanto riguarda i tempi di programmazione e realizzazione di una scuola, che è l'argomento a cui tutti siamo sensibili. Dall'inizio della programmazione di una scuola alla realizzazione, quindi alla conclusione, passano mediamente 8 anni in Italia. Quindi, insomma, si superano 2 cicli scolastici. Finalmente. Soltanto per pensarlo. Allora, io ebbi anche qualche discussione con l'allora ministro, ma non perché mi avesse una posizione, diciamo, avversa, ma per sostanzialmente insistere su un concetto. Oggi abbiamo da sciogliere un nodo sul piatto della bilancia. Uno è quella di una non meglio identificazione o identificata esigenza di trasparenza, e l'altra è quella di contrarre al minimo i tempi della realizzazione. Allora, io penso che un concetto deve essere chiaro nella realizzazione delle opere pubbliche: l'obbligazione di risultato, che è un concetto giuridico a base del diritto privato. E cioè, dico sempre che probabilmente in uno scenario come questo, dove il tempo non è più quello di una volta, anche perché, diciamo, chi si muove rapidamente rispetto a chi rimane indietro determina un disvalore, è un, diciamo, un allontanamento di condizioni economiche e sociali impressionante e incolmabile. Allora dico soltanto questo, che sempre di più il modello di opere pubbliche deve orientarsi verso quello che è il coinvolgimento del proponente, che è colui che assume sostanzialmente il risultato di un intervento, che non è soltanto quello che si limita a un segmento di quell'intervento, ma che ne assume la paternità e la collaudazione e il risultato di quell'intero, l'efficacia e l'efficienza di quel risultato. Questo è il concetto madre, se ci vogliamo affidare a un concetto affidabile. Poi Cantone l'ha sempre pensata diversamente: chiunque arriva ovviamente individua nelle opere pubbliche, quindi la parte nebbiosa della parte pubblica. Così non è, così non deve essere, così non è. Ovviamente in termini poi di trattamento di operazioni di questo genere ce ne sono di soluzioni per garantire, ma dobbiamo fare una scelta radicale: o ci ancoriamo in maniera ossessiva su un concetto o sull'altro. Noi dobbiamo, penso, necessariamente rimuovere quelle pregiudiziali che si hanno sui modelli che hanno dato ottimi risultati. Il senatore Alfonso sa a cosa mi riferisco, che ovviamente hanno sempre determinato una certa indisponibilità dei ministri che si sostengono sulla responsabilità delle opere pubbliche, e quindi cercare di avvicinarci a quello che può essere il modello esemplare. Cioè, noi dobbiamo individuare prima possibile il proponente di un intervento. Certo. Cioè, Sì, grazie Presidente. Vediamo se è d'accordo Ortensi con questa logica della prevalenza poi dell'idea originaria rispetto a tutto ciò che avviene nella procedura successiva così lunga per realizzare un'opera in Italia. È possibile avere appunto in questa nuova fase questa svolta, e sarebbe veramente quella che farebbe diventare l'Italia un paese competitivo nella realizzazione delle infrastrutture, perché adesso i fondi ci sono, insomma, il problema è poi veder realizzato quello che nei tempi dovuti, nei tempi minimi, quello che, di cui questo paese ha bisogno, perché poi ci sarà anche una competizione interna tra tutti i paesi dell'Unione Europea per realizzare il prima possibile tutto ciò che viene finanziato con il piano. Dire qualcosa poi su questo? Allora, domanda di non facile risposta, cercherò di essere chiaro. È breve, ti chiedo scusa, ma siamo quasi in chiusura. Allora, ok, sintesi giornalistica. Per quello che si può. A proposito, per mia vocazione, io sono, come avete sentito dal mio intervento, sono votato all'innovazione pura, senza spingermi oltre. Poi oltre lo faccio in privato e non lo esterno.
ultimamente ho avuto l'onore di essere stato nominato, quindi facendo un passo indietro, non culturalmente, ma di visione, sono stato nominato direttore responsabile di una testata giornalistica nazionale non banale, che è quella dell'Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, che diciamo rappresenta migliaia di tecnici degli enti locali. Siamo usciti con il primo giornale ed io ho un ascolto molto attento, quindi non solo al nostro territorio, anche ovviamente, ma al territorio nazionale, dei problemi e del grande know-how. La risposta alla tua domanda. Allora, se noi ci esterniamo un attimo dal concetto di progetto, come lo siamo soliti fare noi, quello di design, ma progetto come un processo che parte, diciamo, dalla programmazione triennale delle opere, dove viene individuato RUP e CIG. Poi c'è ci sono tutte le varie fasi di progettazione, poi c'è la gara d'appalto e poi ci sono i soggetti economici, no? Che devono realizzare. Allora, per fare tutto questo abbiamo un insieme di norme, abbiamo un insieme di leggi che sono di tipo conservativo. Noi non vogliamo sposare le tecniche di management, non le vogliamo proprio sentire. Cosa è successo? Siamo rimasti un po' ubriachi da quello che è successo a Genova con il commissario Bucci. Progetto è andato bene, rispettati i tempi e quant'altro, ma Bucci la prima cosa che ha fatto è ha nominato un soggetto attuatore che controllasse che venissero rispettate le tecniche di management. L'ANAC ha fatto due determine, quindi l'ha fatta una volta e poi c'è tornata. I RUP devono avere conoscenza e capacità di management, perché mentre tutte le nostre norme sono di tipo conservativo, non riescono a innescare, per molti motivi, il danno erariale e quanto altro sappiamo, non riescono a innescare, Conte si è espresso una volta circa in questi termini, non riescono a innescare le buone pratiche di management che sono sempre propositive. Allora, le buone pratiche di management, tra l'altro, hanno una flessibilità dovuta, perché nessun progetto è uguale a un altro. Non può essere che si creino dei modelli standard e così si va. Ci vuole un'applicabilità e per fare ciò il management ci può essere utile. Parlo delle tecniche di project, program e portfolio management. E tutti le devono seguire, dalla progettazione, coloro che si occupano di progettazione, Italfer lo fa, e anche col BIM, per ritornare sull'argomento, e anche... ci sono molti soggetti economici che lo fanno, anche faccio riferimento a quello che correttamente ha detto il senatore D'Alfonso, anche diciamo coloro che si occupano delle opere specialistiche per quanto riguarda le ferrovie, e ne approfitto per salutare i miei amici di Ancefer. Allora dobbiamo cercare di snellire la burocrazia, non semplificare, io dico snellire, e favorire le tecniche di management. Certo. È un fenomeno culturale. Grazie Antonio. Noi siamo in chiusura con Antonio Iezzi, speriamo di poter, insomma, commentare passi in avanti ulteriori rispetto però agli impegni e alle situazioni che abbiamo focalizzato in questa trasmissione. Brevemente, siamo in chiusura. Un telegramma. Sono molto molto d'accordo con Ortensi, ma moltissimo. Bene, faccio due conti. Tutti siamo d'accordo. Per i prossimi 5 anni saremo impegnati a utilizzare i 620 milioni, se tutto va bene. Nel frattempo, di più di 600 milioni, sono 1000... No, vabbè, 620. Vabbè. Allora, primo. Secondo, bisognerà iniziare la progettazione in questo periodo. Per i soldi per la progettazione non ci sono, si tratta di alcune centinaia di milioni per fare una progettazione di questo tipo. Poi bisognerà fare tutto l'idea che dice lui, morale. Lancio un invito, direi una sfida ai parlamentari, si informino
da fondi attendibili, quanto tempo sarà necessario per far sì che da Pescara a Roma si vada in questo... Quando capiranno, si renderanno conto che fra 20 anni, perché tanti ce ne vorranno, noi avremo un'opera obsoleta continuando questa su questa strada. Detto, però. Vabbè. Noi speriamo che lei abbia torto, comunque continueremo a sì, ma insomma i fatti sono quelli. Grazie Iezzi, grazie ai nostri ospiti e naturalmente continueremo a seguire. Direttore, sì. È scorretta l'indicazione dei 20 anni, perché io lo vorrei chiamare ad un giurì d'onore. Ne abbiamo già parlato. Fra 20 anni lo vorrei chiamare ad un giurì d'onore. Va bene, Presidente. Noi adesso stiamo registrando. Tra 20 anni ci saremo tutti, spero in ottima salute. Sì, ma... insomma, verificheremo a che punto siamo. No, altro non possiamo al momento. D'Alfonso deve... abbiamo sentito tutte le ricostruzioni. Quindi... Ma io vorrei non aggiungere qualcosa. D'Alfonso sì. Ci ha portato. Sì. D'Alfonso. Vorrei aggiungere qualcosa su questo tema, se possibile. Rapidamente, sì, siamo in chiusura, senatrice. Non le possiamo dire sì. Di no, però siamo in chiusura. Prego. Sì, ma brevemente, il tempo di realizzazione è chiaramente quello previsto da progetto e l'iter, praticamente il calcolo di questo tempo passa dal momento in cui si ottiene la progettazione tecnica economica. Sì. Di fatto i tempi sono scanditi dalle carte, però voglio anche annunciare che è in previsione di arrivo un nuovo decreto che il ministro Giovannini ama chiamare non di semplificazione delle opere, ma di reingegnerizzazione delle opere. E chiudo qua su questo termine perché insomma può già indicare un po' la portata del tipo di provvedimento. Grazie senatrice, grazie a tutti voi e appuntamento la prossima settimana con i fatti e le opinioni. Arrivederci.